Doveva essere un incontro per presentare il piano di ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero di Penne. Uno di quei presidi che, secondo il piano di rientro del governo, subiranno la chiusura di alcuni reparti. Nel caso abruzzese, il punto nascita. Era atteso anche il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che invece alla fine non si è presentato e a motivare la sua assenza c'era l'assessore Silvio Paolucci. No, semplicemente perché impegnato in un'altra iniziativa e ovviamente c'era, diciamo, l'assessore alla sanità a rappresentarlo. Sull'argomento punti nascita si è scatenato il dissenso dei presenti che hanno più volte attaccato la politica e la cattiva gestione del territorio in ambito sanità. Vabbè, però perdonatemi, sì, ma il numero che mettono MS è il mio, non riusciamo a tornare alla verità. Io sto rispondendo, ho sentito tutti, dopodiché non è che mi devo convincere, perché qua, diciamo, lo so che non convinco nessuno, però è giusto pure che io dica qualcosa. Silvio Paolucci, assessore alla sanità, ha ascoltato tutti gli interventi, rispondendo al termine ad ogni osservazione, domanda, preoccupazione e critica e spiegando non si faccia confusione tra punti nascita e percorso nascita. Il secondo è molto pericoloso se non gestito con le debite accortezze. L'idea di mettere in sicurezza il percorso nascita è un dovere per il governo regionale, ma io credo che debba essere percepito come un dovere per la comunità degli abruzzesi, perché questo percorso nascita è tra i più pericolosi d'Italia, non lo dico io, lo dicono pareri davvero molto autorevoli delle persone che ci lavorano. Il parere che ci è stato fornito da parte del comitato del percorso nascita abruzzese è un parere di pediatri, medici, ginecologi, lo hanno fornito loro, di neonatologi, e dunque loro hanno suggerito una vera e propria riforma per mettere in sicurezza e che si abbatta il numero dei rischi che oggi alla nascita in Abruzzo sono davvero molto alti. Durante il suo intervento poi emerge un dato: l'Abruzzo risulta essere una delle regioni con il più alto tasso di mortalità neonatale. Il motivo è da cercare nelle carenze degli standard di sicurezza presenti. Penultimi, siamo 19esimi su 20 regioni, peggio di noi solo la Calabria. Io credo che sia un dovere del governo regionale di rimettere in sicurezza questo percorso. Ha detto ci sono 50 punti nelle linee guida per la sicurezza e gli standard. L'Abruzzo quanti ne ha e dove? L'Abruzzo non ne rispetta alcuni ovviamente, però non c'è alcuno dei 12 punti nascita allo stato attuale che rispetta quegli standard di sicurezza, tenuto conto che gli standard di sicurezza sono diversi a seconda della grandezza del punto nascita del presidio ospedaliero, ovvero i parametri per un presidio ospedaliero che arriva a 500 nati sono diversi da quelli che superano 2000 nati o 1500 nati. Poi l'annuncio di una buona notizia: l'uscita dal commissariamento garantirà l'arrivo di 127 milioni di euro entro giugno, soldi che verranno subito reinvestiti nelle quattro ASL abruzzesi. Ed è uno dei, tra virgolette, risultati positivi all'atto dell'uscita dal commissariamento. Avete già deciso come verranno destinati? Sarà molto territorio, una parte ospedalità, ovviamente la residenzialità, la rete di emergenza urgenza, il 118, la telemedicina, le case della salute, i distretti e un pezzo di ospedalità.